bentornati qui dal Masters of the Review. Cosa abbiamo qui? Abbiamo due action figures, abbiamo la collezione di One Piece della Shed, abbiamo Kizaru. Aspetta, fammi alzare un po' la camera. Ok. Abbiamo Kizaru, Borsalino e Trono Roa Zoro, prima serie. Veramente belli. Adesso li andrò a aprire qui con voi. Così aggiorneremo la nostra collezione e vi farò vedere un po' a che punto sono. Andiamoli ad aprire con la fidata croce di Mihawk. Andiamo a aprire prima Zoro, con la parte Saru. Qua sono Roa Zoro. Qua la statuetta. E il giornaletto poster, carino, dai, sono tutti, c'è Zoro, Don Krieg, qua su Mihawk, Buggy e quello là, Kuro mi si chiama. Qui sono delle spade, le tre spade di Zoro. Spiega un po' tutto, e lo scontro con Mihawk e quando era bambino. Ok, andiamo a vedere queste action figures, molto bella. Veramente bene, ragazzi, fatto veramente bene. Ecco qua la faccia e le tre spade leggendarie, le tre spade di Zoro, vale a dire la più importante, la Wado Ichimonji. Poi abbiamo la Yubashiri e infine quella maledetta, sarebbe la Sandai Kitetsu. Sì, Sandai Kitetsu. Wado Ichimonji, cosa, Yubashiri e Sandai Kitetsu. Ok, queste sono le tre spade di Zoro. Alla bandana si intravedono le basette verdi, i capelli li ha verdi. Poi gli orecchini non li hanno messi, un dettaglio che manca, però bene. Non ci si fa molto caso. La pancera verde, maglietta bianca scollata, pantalone nero, stivale nero e ecco qua, questo Zoro. La basetta è questa. Andiamo a vedere se si tiene bene sulla base. Direi di sì, si tiene molto bene, ragazzi, sulla basetta. Ok, Trono Roa Zoro, mettiamolo qua da parte. Adesso andiamo ad aprire Borsalino Kizaru. Borsalino Kizaru, andiamo a aprire. Eccolo qua, il nostro Kizaru. Ah, è Zoro è il numero 26, questo è uscito dal numero 27, ragazzi. E qua si è arrivati a 30. Comunque la qualità delle statuette sono aumentate con il corso delle uscite. Sono veramente migliorate di qualità le statuette. Sono molto contento di questo. Andiamo a vedere adesso questa di Kizaru, che era molto da aspettare, visto che è uno dei miei personaggi preferiti nel mondo di One Piece. Andiamo a vedere come si presenta questa statuetta.
fatto un casino. Ok. Ecco qua. Kizaru, mamma mia, ragazzi. Questa è veramente bella. Mamma mia, se figo. Kizaru, ragazzi. Andiamo da vicino la head scan. Guarda se è bella, ragazzi. Qua sul mantello che è successo? Sembra sporco. Una macchietta, ok. Il fascio di luce provocato dal dito. Eccolo qua. Il possessore del frutto è luce luce. Eccolo qua, è proprio lui. Vestito rigato, un po' da mafioso direi. Però è così, Kizaru il suo stile. Occhiale Ray-Ban, tamarro proprio, e capello ingellato. Forse no. Boh. Vabbè. Il mantello è bellissimo e penso anche che si stacca. Sì, si stacca, ma non mi va, se no dopo me lo vado sempre perdendo in giro. Visto che all'inizio è un po' incollato. Ok, eccolo qua. Kizaru. Vediamo se si tiene sulla base. Questa qua la base. Direi di sì, ma non troppo. Ma si tiene anche senza base. Guardate. Si tiene bene anche senza base, quindi direi che ok. La base è quasi inutile. Ma uno la mette giusto per. Ormai me l'hanno data. Ok, ragazzi. Eccole qua, queste due action figures. Andiamole ad aggiungere alla mia collezione. Se si tengono. Vabbè, dai. Eccola qua, ragazzi. La collezione essere aggiornata. Non ci fate caso se l'ho messi un po' alla rinfusa, però eccola qua. No, questo qua che era l'uscita precedente. Luffy, prima serie. Eccolo qua, Zoro, quello nuovo, l'abbiamo aperto oggi, e ecco qua Kizaru. Tutti quanti sono, li ho messi tutti qua. Barba bianca. Ok, su queste immagini ragazzi possiamo anche salutarci, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e lasciate un bel like a questo video. Ci vediamo alla prossima ragazzi, sempre qui dal Masters of the Review. Ciao! Oh 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 oh.